tutti, oggi sono qui per presentarvi una ricetta per preparare un fantastico olio da massaggio energizzante. Intanto vi spiego un pochino quali sono gli ingredienti che si utilizzano e poi un pochino le proprietà dei vari ingredienti. Allora, utilizziamo l'olio di mandorle dolci, l'olio essenziale di limone, l'olio essenziale di lavanda e l'olio essenziale di salvia. L'olio essenziale di lavanda io lo prendo in Provenza, lo volevo dire così perché è una cosa un po' che mi piace moltissimo e quindi mi fa piacere dire che lo vado a prendere proprio nel posto, eccetera, eccetera. Quindi in un negozio dove c'è una vecchina povera che fa dei prodotti genuinissimi, sanissimi e quindi noi andiamo sempre lì. Gli altri prodotti invece li potete comprare tranquillamente su internet oppure nei negozi che vendono prodotti biologici. Allora, l'olio di mandorle dolci è un olio molto indicato per la pelle perché si assorbe abbastanza velocemente, senza quindi lasciare la pelle unta. È emolliente, nutritivo, elasticizzante, anche quindi contro le smagliature e contro le rughe. Poi l'olio essenziale di lavanda è comunque un olio che viene utilizzato, è antisettico, è un olio che viene utilizzato per i dolori muscolari e ha un'azione quindi antistress. L'olio essenziale di salvia ha un'azione rilassante, depurativa e cicatrizzante. E poi c'è l'olio essenziale di limone, che è contro la cellulite, è un olio anche, diciamo, contro l'ansia e quindi il nervosismo, e quindi ci aiuta ad avere una carica positiva in più. Volevo dirvi che durante la preparazione degli oli da massaggio noi possiamo graduare la profumazione, quindi più oli essenziali mettiamo, maggiore è la profumazione. Quindi io nella ricetta ho messo 10 gocce, 5 gocce di un olio, 10 di un altro, però poi voi potete scegliere, se sentite che vi sembra poco profumato potete aumentare. Dovete ricordarvi di lasciare riposare, una volta che avete preparato l'olio, un po' di giorni al buio e mescolarlo due volte al giorno in modo che gli oli essenziali si mescolino bene all'olio vettore, che è l'olio di mandorle. Ecco, qui ci sono gli ingredienti che ci servono per preparare l'olio da massaggio energizzante. Eccoci qui, allora vi faccio vedere un pochino i prodotti, come vi avevo detto, che utilizzeremo per fare l'olio. Allora, l'olio di mandorle dolci, poi l'olio di limone, l'olio essenziale di limone, l'olio essenziale di salvia e l'olio essenziale di lavanda. Ecco, io aggiungo anche, come in tutte le solite mie ricette, il tocoferolo, cioè la vitamina E che serve per, è un conservante naturale che serve per non fare rancidire gli oli. Quindi se volete potete aggiungere, sì che no, come volete voi, 4-5 gocce di vitamina E. Poi, per conservare l'olio serve una bottiglia di vetro, perché avevo detto prima che l'olio va mantenuto 2-3 giorni al buio in modo che si mescoli e si miscelino bene gli oli essenziali con l'olio vettore, cioè l'olio di mandorle. Quindi io ho preso questa bottiglia qua, che è molto semplice, cioè si trova all'IKEA, costa poco, però è pratica perché poi io la chiudo col suo tappo e quindi gli oli non evaporano, la profumazione non evapora. Quindi qui dentro. E poi due volte al giorno do una bella mescolata agli oli e li ripongo in un luogo buio in modo che si possano miscelare bene. Eccoci qui, il nostro olio è pronto per un fantastico massaggio energizzante che potrete fare tutti i giorni tranquillamente senza nessun tipo di problema. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, che voi possiate utilizzare e apprezzare le qualità di quest'olio. E seguitemi perché ci saranno tante altre ricette, un po' di tutti i tipi, anche per i bimbi, insomma ne metterò tante, quindi seguitemi. Ciao ciao!